a tutti, sono Alessio Piccirilli, presidente del ASXS Tuning Club di San Salvo e siamo qui a Termoli sul lungomare nord di questa bellissima città che come ormai quasi ogni anno ci ospita per questo splendido evento. E noi dal 2016 che abbiamo ormai questo appuntamento con questo grandissimo raduno. E anche per quest'anno è tappa di campionato Overbus. Attualmente abbiamo all'incirca un 130-140 iscritti per le varie gare. E come sempre i nostri partecipanti non ci deludono mai perché sono parecchia gente che viene e niente che dire, siamo sempre soddisfatti, grazie a voi. Allora, come potete ben vedere anche adesso stanno arrivando altri partecipanti e niente, allora vi spiego in breve come funziona. Qui ogni partecipante può gareggiare nell'ambito del tuning, gara rombo, audio e niente, quindi per quanto riguarda la gara tuning ogni veicolo viene, cioè c'è un giudice che guarda la macchina, viene valutata in base a quello che ha giustamente come modifica. Viene fatta una somma per ogni piccolo dettaglio e lì niente, poi vengono suddivisi in varie categorie e niente, poi vengono premiati dal primo al terzo posto per ogni categoria per quanto riguarda il tuning. Salve, piacere, mi chiamo Marco, vengo da Termoli e sono qua oggi per il primo raduno che si è fatto in questa stagione estiva, diciamo che sta per iniziare, e con questa giornata presento la mia macchina che è un Opel Cross AB anno 2000 in maturazione. Per quanto riguarda la parte estetica esterna, cerchi da 15, misura 195 45 15, poi ho fatto varie modifiche, assetto a ghiera regolabile. Da come potete vedere ho allungato sia il paraurti, ho riempito le varie prese d'aria che c'aveva e abbiamo messo una griglia sportiva sia sul superiore che anteriore, targa a filo e paraurti. Poi abbiamo allungato il cofano bed look come si usa adesso con i fari a led, tutto modificato. Per quanto potete vedere il posteriore ho eliminato la targa sulla fascione anteriore del cofano, lisciatura totale sia della targa, eliminazione del gichistrallo per pulire la brezza e incassato la targa sul paraurti posteriore tutto lisciato, da come si può vedere. Allora, da come potete vedere sull'impianto stereo abbiamo installato 4 medi della SPL con 2 super tweet della Hertz, tutto modificato con resinatura, rivestimento in pelle e varie aerografie. Allora, per quanto riguarda la parte posteriore abbiamo inserito un subwoofer da 38 della Memphis con un cassone dedicato al sub con i vari amplificatori per i vari componenti audio, sub, medi e super tweeter. Buonasera, mi chiamo Vincenzo e vengo da Foggia. e vi presento la mia Alfa Romeo GT 1980 cavalli. Allora, vi presento i cerchi che monta questa macchina, sono degli ETA Beta da 18, da 8 pollici e monta delle gomme 225/40/18 e segue un allestimento estetico con minigonne sotto paraurti anteriore e posteriore. Nel vano motore invece abbiamo installato una barra Duomi per dare più stabilità alla macchina, tubazioni in silicone rosso per alte temperature e mappatura. Per quanto riguarda la parte audio abbiamo 4 woofer da 16,5 a porta e un tweeter e altri 2 tweeter sul cruscotto dell'auto. Nel bagagliaio abbiamo 2 sub della Powerbus e 3 amplificatori, di cui il Lanzar pilota le porte davanti, poi c'è il Pioneer che pilota i sub e infine quello della Hertz i tweeter sul cruscotto. Per quanto riguarda l'audio ci sono vari settori che va dal fronte, va alla sezione sub, e anche lì sezione sub viene suddivisa, però le primarie sono front e sub. Poi c'è la gara rombo, dove ogni veicolo, giustamente, che sia benzina che sia diesel, viene gareggia, cioè c'è uno strumento, un fonometro che misura i dB dello scarico e vengono suddivisi in rombo benzina aspirato, rombo benzina turbo, poi diesel aspirato e diesel turbo. Mi chiamo Cesare, vengo da Montenero, ho 25 anni, ho portato la mia Golf 5 qui a Termoli, sul lungomare, e sono venuto a rappresentare il club che ho preso in gestione, l'ASXS Tuning Club, che è nato qui a Termoli, e adesso abbiamo la sede a Montenero di Bisaccia. La macchina era tutto originale quando l'ho presa, ho montato un paraurti sportivo dietro, fanali oscurati, scarico, filtro dell'aria a cono, vetri neri, paraurti anteriore, distanziali. Sono in fase di montaggio di impianto, work in progress. Davanti ho i fanali fumé, logo wrappato, sempre paraurti GT, calotti, specchietti riverniciati e tettuccio stessa cosa. Buongiorno, sono Michele Naccarello, vengo da Casa Calienta, faccio parte del club Only Style. Sono qui oggi con la mia macchina, che è un Land Rover Discovery, seconda serie. Sono un appassionato di anime e quindi ho apportato le modifiche in base a questa mia passione, che sono appunto gli anime, e quindi li ho tutti belli aerografati su tutta la macchina, come sul cofano, sul cruscotto davanti, e tutti gli interni delle portiere sono tutte aerografate. Come impianto audio è uno dei più basilari, però ho puntato tutto sull'estetica. L'importante è che si sente bene, infatti è come quando mi metto a vedere un cinema, è un sound proprio che si sente benissimo. Oltre all'impianto audio, ci ho messo anche nel portabagagli lo spillatore, proprio che spilla proprio la birra, con il lavabicchieri, cioè proprio se ti vuoi fare una birra in tranquillità c'è tutto. Per quanto riguarda sempre all'interno della macchina, io ho puntato soprattutto sui video, quindi sui monitor, a vedere come un cinema. Abbiamo dai più piccoli monitor, che sono dai 4,5 fino ad arrivare a un 19 pollici. Sono 24 monitor, quindi non sono pochi, sparsi per tutta la macchina, tra le portiere, coprisedili, insomma, sono abbastanza. Dove ti giri vedi un monitor. Iniziamo le premiazioni, categoria Easy Tuning, terzo classificato Di Giulio Francesco, Audi A3. Di qua, di qua. Di qua. Secondo classificato Easy Tuning, Arena Fabio, Lancia Izio. Primo classificato Easy Tuning, Ingenito Salvatore, Fiat Bravo. Categoria Soft Tuning, terzo classificato Porcaro Francesco, Volkswagen Polo. Ah, certo. Ingenito, vieni qua. Non sapevo che aveva dimissiato, perdono. Prego. Primo classificato in studio. Gli applausi sono sempre gratis, eh? Secondo classificato Soft Tuning, Trambucci Salvatore, Alfa 147. Primo classificato Soft Tuning, Iacono Salvatore, Suzuki Swift. Da sopra, Salvatore che vinto traghetti, da sopra, vieni qua. Categoria Medium Tuning, terzo classificato Rotondo Marco, Alfa 147. Secondo Medium Tuning, Di Benedetto Alex, Fiat Bravo. Primo classificato Medium Tuning, Pompidio Gianmario, Audi A3. Categoria Hard Tuning, terzo classificato Ferruccio Gerardo, Alfa Vito. Secondo classificato Hard Tuning, De Cancellis Vincenzo, Alfa GT. We'll be right back. Buongiorno, sono Coduti Giuseppe e vengo da Lucera in provincia di Foggia. Oggi al raduno di Termoli ho portato la mia Fiat 600 del 2001 e come potete notare la macchina comunque è dotata di un sacco di modifiche fatte nel tempo. Come vedete la macchina installa delle vertical doors, sono delle cerniere adatte per questo stile di apertura, sono delle vertical universali che le puoi applicare su tutte le auto, diciamo, e così abbiamo preferito di installarle su questa 600. Come vedete dei cerchi sono dei cerchi 15, sono stati modificati per alloggiare sotto la macchina perché ovviamente avendo un passaruota molto piccolo sono stati un po' modificati per essere alloggiati sotto la macchina. Sono complessi di un distanziale in modo che possano alloggiare meglio. Il motore, come vedete, sono state approvate delle piccole modifiche, tipo come lo scarico, avendo un collettore di scarico un 4 in 1 con un'aspirazione diretta, con un tubo in alluminio e una curva a 90 gradi, con un filtro a cono. Sono state un po' verniciate delle piccole parti per renderla un po' unica nel suo stile. E per il motore siamo qui, in modo molto semplice ma originale. Se conoscete bene la 600, di originale trovate soltanto la plancia strumenti centrale, quel pezzettino piccolino dove voi andate ad azionare l'aria. Per il resto è stato tutto costruito da zero, una struttura in legno resinata, verniciata proprio per alloggiare delle casse con dei box. E come vedete ci sta un sub, ora non si nota perché è stato fatto apposito per una categoria di ascolto, si chiama il sound quality level, sarebbe la qualità del suono, ed è stato fatto apposito per questo tipo di categoria del suono, con dei monitor da 5 pollici e nella lavorazione è stato un po' spostato il tutto proprio per alloggiare questi monitor con un DVD e un processore elettronico che comanda tutto l'impianto. È stato spostato lo 4 strumenti e sono stati aggiunti dei monitor per controllare temperatura, acqua e voltometro dell'impianto. Nella parte posteriore abbiamo un sub che alloggia tutto il vano bagagliai, quindi nei lati abbiamo due amplificatori modificati per alloggiare questo tipo di struttura, perché essendo la macchina piccola non potevamo aggiungere amplificatori troppo grossi, allora è stato pensato di modificare i suoi per diminuire gli spazi, e sono stati messi il processore elettronico e tutta la cavetteria per tutto l'impianto, e ci sono due crossover elettronici che tengono la corrente per quanto serve all'impianto. Buonasera, qui siamo a Termoli e ho portato la mia autovettura, un Alfa 147 del 2008, ve la presento, ha 20.000 LED singoli, tutto illuminata, sportelli, motore, tutto quello che si può vedere in questa macchina. Allora partiamo dai pannelli, questi sono i pannelli, come si vede, tutti LED singoli, uno per uno, ogni centimetro. Saldati, ogni 3 LED c'è una resistenza, perché si bruciano, se ne bruciano solo 3, non è continuo. Poi abbiamo un impianto stereo con le casse, sono come vedete SPL show da 25, 200 watt l'uno, poi abbiamo lo stereofono car 7 pollici, abbiamo altre 2 casse dietro, e dietro abbiamo i tappetini tutti fatti a LED, ci sono gli specchietti per vedere la cappottina cosa c'è sotto, e tutto monitori, foggia destra, monitori che quando si accende lo stereo a video si vede tutti i monitori, davanti e dietro. Poi dietro abbiamo due sub che è collegato allo stereo, e poi abbiamo questo pannello tutto illuminato con la mia scritta Salvatore sopra. Qui c'è il monitor, come vedete, questo è lo telefonino che viene comandato, lo stereo viene comandato dal telefonino, tutto LED con la bandiera italiana sopra, le bandiere tutto LED, strisce, tutti i LED singoli, copri batterie e copri valvolini. E poi qua abbiamo il monitor, questo viene collegato allo stereo davanti, che c'è l'immagine della musica davanti, a dietro, è tutto collegato. Categoria Extreme Tuning, terzo classificato Marchione Mike, Ford Fiesta. Secondo classificato Extreme Tuning, Esposito Christian, Volkswagen Golf. Classificato Extreme Tuning Naccarello Michele Land Rover. Categoria No Limits, secondo classificato Arena Fabio con Lancia Istria. Primo classificato No Limits Tuning Coduti Giuseppe con Fiat 600. Da Mario Pompiglio nei paesi. Primo classificato Medium Tuning. Categoria Sense. Categoria Sense Style, secondo classificato Coppola Daniele con Fiat Punto. Categoria Sense Style, primo classificato Lardieri Gela. Ciao, mi chiamo Sabino, vengo da Avellino, qui al Tuning Day di Termoli, l'apertura diciamo dei nostri tuning. Porto qui la mia grande punto 920 a porta, montata a Volturara dal mio installatore Jerry Sound. Sull'impianto stereo abbiamo 920 della Dark Fire di Giuseppe Treppiccioni che si trova a Parete, e abbiamo un 1100 ogni 3 casse diciamo e 438 dietro dell'Hypnosis. Montiamo un 438 dell'Hypnosis in 1600 NRMS con uno set SAM 5000 e sta tutto collegato a un ohm e 5000 watt secchi. Buon pomeriggio, sono Michele di Loreto di Vasto e vi presento la Giulietta 1640 cavalli. Abbiamo preparato trovante esteticamente tutta la macchina preparata davanti fino al posteriore, anche le minigonne e tutto il resto che bisogna fare. Abbiamo fatto nuove modifiche sia interna tutto quanto, abbiamo messo il coprivolante della Momo, l'autoradio della Android tablet Android 10 e poi le pedaliere della Sparco, tappetini della Momo e poi sedili, coprisedili della Sparco, e abbiamo aggiunto nuovi audio Audison e i tappeti tutti quanti dell'Alfa Romeo. Allora qui abbiamo fatto nuove modifiche anteriore e posteriore, abbiamo installato un sub da 800 watt da Alpiner, due amplificatori da 400 watt l'uno, da uno della Hertz e uno dell'Audison, due ventole per raffreddamento per se scalda gli amplificatori e un condensatore 1000 watt. Qui abbiamo fatto super tasche aggiuntive all'impianto audio, abbiamo installato ogni tasca 4 woofer da 130 watt l'una sopra ogni pannello, sia l'altra tasca uguale, i due soprattasca fanno 1040 watt. Poi parliamo del voltaggio precedente che è installato prima, sarebbe 5400 watt, totale 6400 totale in tutto l'impianto audio. Continuiamo con i premi speciali del tuning. Top interni Easy, Arena Fabio con Lancia Y, la Super Crepe, cosa la crepe? Bastante mala tua tamba, amma cosa sa. Interni Soft, Iacono Salvatore, Suzuki Swift. Top interni medium di Benedetto Alex con Fiat Bravo. Top interni hard, Laus Ugo, Renault Megane. Top Interni Extreme, Esposito Cristian, Volkswagen Golf. Top Interni Non Limits, Coduti Giuseppe con Fiat 600. Top Interni Stance Style, Larghieri. Ma scusami, che tu sei capito? Chi mi sa mai chi sei? C'è una macchina da finire. Ma che bello, premio speciale Top LED Style, Salvatore Francucci. E gli assegniamo anche Top Illuminazione, ovviamente. Giara finisciù. Premio speciale Top Aerografia, Michele Naccarello. Premio speciale Tremor Car, Michele Acampora, Alfa 147. Top Trapping, Iacono Salvatore, Suzuki Swift. Premio speciale Top Verniciatura, Esposito Cristian, Volkswagen Golf. Top allestimento Wi-Fi, Fabio Arena. Premio speciale Original Style, Sepe Luca con Alfa Giulietta. Mi chiamo Salvatore Iacono, vengo da Ischia e ho una Suzuki Swift modello sport. Stanno quattro cerchi della Denset con i perni, diciamo, in Ergal rossi, l'assetto è un Airbag Pro Kit con quattro ammortizzatori, diciamo, più caricati, sempre quelli là originali, però sono caricati più duri, e questo è come assetto barra d'uomo anteriore e posteriore e distanziali, diciamo, tutte e quattro le ruote. Il frontale allora è stato fatto con due fari della Depo oscurati, il cofano è stato pellicolato con la pellicola 5D, dove sta la targa è stato riverniciato con il nero plastic and tape, la S della Suzuki in wrapping, targhetta sport che non la teneva, gancio di traino in Ergal, uno slip sotto a tutto, varie cose sinistra e destra, là, reflettori, diciamo, se si chiamano così. All'interno è stato cubicato la maggior parte delle plastiche, tutte. Poi vabbè, sono pedaline della Sparco, tappetini, diciamo, appositi della Suzuki Sport, con delle pedane aggiuntive, vari manometri, la sorgente pure c'è il navigatore quando prima non lo teneva, i pannelli laterali sono stati fatti con delle fasce ritagliate di vetro resina e poi sono state cubicate 5D, alcuni invece con la bomber, c'è un estintore. E poi gli interni sono fatti in pelle in secondo momento, battitacco della Simoni Racing e questo. Il livello di motore è stato fatto, il coperchio punterie era più grezzo perché alluminio, è stato lucidato, poi è stato messo un kit dei tappi, diciamo, dell'olio, tappo liquido e tappo olio freno in Ergal rosso, filtro aria della BMC in carbonio e alcune cose fatte sempre cubicate, qualche vitarella in Ergal. I pannelli sono stati creati da me, diciamo, sempre con il bomber, qualche LED, qualche manometro con pulsanti aerodinamici e diciamo, i tubi corrugati rossi. Dal cofano abbiamo messo un sottocofano fatto fare dal tappezziere, diciamo, in pelle, semipelle, fatto con le cuciture, diciamo, a scatti, così a rombo. Allora, il baule è stato fatto, diciamo, il pannello in legno con due casse, poi un semplice subwoofer con un amplificatore, barra d'uomo e varie cose cubicate, diciamo, cioè fatti in wrapping nero, con un istintore, qualche vitarella in Ergal. Riguardo lo scarico, è stata fatta una linea in acciaio, poi in ultimo un silenziatore della Powerful con dei terminalini, sono della Simoni Racing, poi ci ho messo una targhetta io da sopra a Caprovic con anche una valvola, diciamo, che fa un po' di rumore in più. Questo premio Original Style è un premio nuovo che abbiamo inserito, che praticamente viene assegnato alla macchina che rispecchia più il suo stile originale. Essendo una quadrifoglio verde, rispecchia in pieno quello che è una quadrifoglio verde. A me piace il tuo, io non l'ho fatto io. Ah, te. Si mette la foglia di marijuana con la macchina. Per questo premio vorrei qui Pennucci Amira e il suo papà. Pennucci arriva! No. Questo premio Lady Tuning viene assegnato alla bambina perché è il suo primo raduno, si può ben vedere, insomma, e la Lady Tuning non c'era, l'abbiamo assegnato a lei. premio speciale Best of Show Tuning Coduti Giuseppe Fiat 600. Best of Show Audio, Best of Show Sound. Questo premio viene assegnato, mi hanno detto che ha suonato tutta la giornata, poi non so se c'è la fece di batteria, ha suonato tutta la giornata. Comunque viene assegnato a Puca Antimo. Puca. Premio speciale Street Prep. Questo premio viene assegnato a Feb che ha percorso più chilometri dal suo posto, dalla sua sede, assegnato all'Alfa Club Campania con ben 262 chilometri. Se è possibile venite qua tutti quanti. Questo altro premio speciale viene assegnato anche a una persona speciale, perché comunque è il suo primo raduno, giusto? Brian Di Benedetto? C'è? Top Club, premio assegnato al club che ha portato più auto in campo gara e quindi viene assegnato all'FA Sound con ben 11 auto. L'applauso non costa niente. Ragazzi, questo è l'ultimo premio speciale del tuning ed è un altro premio nuovo che abbiamo inserito quest'anno. Questo premio speciale si chiama Auto d'Arresto. Ok, che cosa vuol dire? Questo premio può venire assegnato alla macchina che non potrebbe circolare lecitamente in mezzo alla strada, all'auto che mette il copricapo per camminare, all'auto che ha fatto la misurazione rombo più alta e quindi toccazzi di su quando cammina per strada. Insomma, è un premio che girerà quest'anno sicuramente. E questa volta abbiamo pensato di assegnarlo all'auto d'arresto, che non è che poteva camminare, non so, però cammina con le sue ruote e si è fatto anche tanti chilometri per arrivare qua. Viene assegnato a Fabio Arena con la sua Lancia . Continuiamo con le premiazioni del rombo. Terzo classificato, benzina aspirato, Gerardo Ferruccio, Alfa 147 di Montenero di Bisaccia. Secondo classificato benzina aspirato Corvisco Lorenzo Panda con 131.3. Eccolo qua. Primo classificato benzina aspirato Salvatore Iacono con Suzuki Swift e 132 decibel. Continuiamo con la categoria turbo diesel, terzo classificato Rotondo Marco con 147 e ben 130.7 decibel. Secondo classificato Rombo Turbo Diesel Mucci Francesco con Alfa 147 e 131 Franco e 131.5 decibel. Primo classificato Rombo Turbo Diesel Rossini Giorgio con Fiat Punto e 132.3 decibel. Rombo Turbo Benzina, secondo classificato Sepe Luca con Alfa Romeo GT e 130.3 dB. Primo classificato Rombo Turbo Benzina Ferruccio Angelo con Alfa Mito e 134 dB. Allora, vorrei innanzitutto ringraziare chi ha dato modo di partecipare. Vorrei ringraziare Luciano Calignano, grazie a te, e Michele Barile, che è l'assessore al comune, che ogni anno ci dà la possibilità di fare questa meravigliosa natura. Un'altra cosa, quest'anno il raduno è stato, diciamo, dedicato a una persona che dei nostri, che purtroppo non c'è più, e per questo vorrei richiamare Fabrizio Stante. Grazie a tutti. sempre. Grazie a tutti. Budget DB, terzo classificato Salvatore Iacono, 135. Alza la voce, non ci sentiamo, alza la voce. Secondo classificato Viaggio Lungo, 138,4. Giuseppe Di Corso, 145,3. Mini World, primo classificato Francesco Bottano, 142,7. Tipi World, secondo classificato Nicolas Wombo, 143,6. Angelo Perruccio, 144,5. Max DB World, terzo classificato Angelo Cataletta, 143,4. Secondo classificato Gerardo Lardieri, 149,5. Primo classificato Mirko Tiberio, 153,5. Terzo classificato Fabio Falcone, 148,1. Classificato Alex Benedetto, 156. Classificato Sant'Antonio. Primo classificato Gerardo Ferruccio, 152. Original Front, terzo classificato Matteo Pezzone. Secondo classificato Salvatore Ingenito, 113,8. Primo classificato Napoli Arena, 121 di secondo classificato Pellucci Amina Michael, 124. Quando la persona è giù, vai 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 vai, ma cosa vuoi? Terzo classificato Ivan Coppola, 112. Type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a kid. Secondo classificato Francesco Portano, 115,2. Primo classificato Antonio Volpe, 116. Che cazzo che da 8 padroni! Da 8 padroni che cazzo! Non ti passa forza mai! Secondo classificato Angelo Palladino, 122,1. Primo classificato Michele Benevento, sei Uper, terzo classificato Viaggio Lungo, 121,3. Secondo classificato Gerardo Lardieri, 122. Primo classificato Pasquale Romano. Salvatore 122,6. Secondo classificato Attimo Fuga. Secondo classificato Antonio. All'Igide, terzo classificato Giovanni Pelliccia, secondo classificato Vincenzo Esposito 123,6. Worldside Car e Worldside Trucks Fabio Arena. Marco, ci vorrà tu quanto da Fabio, che difficoltà. 30, secondo classificato Esposito Salvatore 137. Esposito Salvatore. Esposito Salvatore. Primo classificato Viaggio Lungo. Salvatore Ingenito. VM90, terzo classificato Angelo Ferruccio 142,9. Secondo classificato Gerardo Lardieri 143. Primo classificato Gerardo Ferruccio 148,3. UM180, terzo classificato Fabio Falcone 138,7. Secondo classificato Alex Di Benedetto. Gerardo Ferruccio 148,7. UM300, primo classificato Mastantone. Ragazzi, allora le premiazioni sono finite, noi vi ringraziamo per essere stati qui oggi, ci vediamo sabato 6 maggio al Lago San Pini. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima.